Ancora in fase di monitoraggio l'area delle macalubbe di terra pelata vicino al villaggio di Santa Barbara, ma anche non molto lontana dalla riserva di Capodarso e Valle dell'Imera meridionale e dalle miniere di zolfo. La zona attualmente interdetta al pubblico meno di 20 anni fa ha accesi i riflettori sulla città per ben 2 volte, a distanza di qualche anno, con manifestazioni che in un primo caso hanno dato vita a fenditure nel terreno e poi delle vere e proprie esplosioni con riversamento di fango e argilla, creando addirittura una collina, nonché dissesti che hanno coinvolto alcune abitazioni. L'area dei Vulcanelli di Santa Barbara è un sito di attenzione ai sensi del piano per l'assetto idrogeologico, nel quale in passato si sono verificati alcuni eventi con emissioni improvvise di fango. Molti ricorderanno quelle che si sono verificate nel 2002 e successivamente anche nel 2008. Poi nel 2014 si verificò in un luogo analogo, sito ad Aragona, un'improvvisa eruzione di fango che molti ricorderanno causò la morte di 2 bambini. A causa di questo evento drammatico, appunto, il sito di Santa Barbara fu messo sotto attenzione per cercare anche di capire le dinamiche, che determinavano le eruzioni di fango, perché magari governandole e tenendole sotto controllo, si sarebbe potuto anche valutare la possibilità di avere risvolti di natura turistica. I lavori di monitoraggio attualmente in corso sono condotti dal professore Giorgio De Guidi del Laboratorio di Geofisica Applicata dell'Università di Catania. Questi lavori già sono iniziati alcuni anni fa e stanno ancora continuando. Io mi auguro che in breve arco di tempo sia possibile ottenere i primi risultati definitivi per capire bene le dinamiche appunto del sito. Altro tema legato alla sicurezza in città è la collina di Sant'Anna, anch'essa ha creato non poche preoccupazioni, soprattutto per i residenti della zona, per le possibili conseguenze e pericoli a seguito di frane o smottamenti del terreno, così come è avvenuto in passato. Per quanto riguarda invece i lavori della collina Sant'Anna, i lavori relativi al primo appalto sono ormai conclusi ed è in corso di redazione il progetto relativo ad un'ulteriore serie di lavori di completamento dell'opera al fine di raggiungere la completa sicurezza dell'area.